regista teatrale di tantissime opere prodotte appunto realizzate con la sua storica compagnia da Nutrimenti Terrestri, opere realizzate anche tratte dai suoi studi su Shakespeare, Giulio Cesare, Antonio Cleopatra, l'ultima, una delle ultime da quell'epoca che sicuramente molti di voi avranno visto dal momento che la prima nazionale è stata proprio qui al Teatro Mandamici. Ma soprattutto Nini Bruschetta diciamo, il grande pubblico è noto proprio come attore di cinema, attore di serie televisive, attore sempre comunque non protagonista, perché da qui che si parte, da qui che si sviluppa appunto quello che è il discorso affrontato in questo manuale dell'attore non, il manuale di sopravvivenza dell'attore non protagonista, edito da Fazzi. È un libro che è già stato presentato a Messina, a Roma, se non erro, e questa sera a Barcellona. La scelta di Barcellona non è per nulla casuale, e come dimostra anche la scelta dei relatori che sono qui presenti questa sera, delle persone che lavorativamente sono state vicine a Nini, sia artisticamente, mi riferisco a Giuseppe Pollicina, attore regista nonché direttore artistico della stagione di prosa del Trifiletti di Milazzo, qui in teatro, e la professoressa Raffaella Campo, lascio qui da un punto di vista istituzionale, docente di lettere e consigliere comunale, nonché ex assessore alla cultura, perché dobbiamo anche ricordarlo, effettivamente, cioè di fatto Nini Bruschetta per oltre un anno, credo, è stato anche il direttore artistico del Teatro Mandamici per via di una convenzione che legava il Teatro Vittorio Emanuele al Teatro Mandamici. Quindi io non ruberei altro tempo e passerei prima la parola alla professoressa Campo per una breve introduzione al libro, così da poter entrare nel vivo della discussione. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti. Per me è un onore presentare questo testo, manuale di sopravvivenza dell'attore non protagonista di Nini Bruschetta. Questo è sicuramente un libro non convenzionale, difficile da classificare e da incasellare. In apparenza il titolo ci indirizza in una direzione ben precisa, quella del manuale. E d'altronde da un attore del calibro di Nini Bruschetta ci si attende, ci sono tanti aspiranti attori che negli anni, ma anche qui tra noi, vorrebbero chiedere dei consigli, dei suggerimenti, delle dritte all'attore Nini Bruschetta, che ha una lunga carriera alle spalle. Però questo solo in apparenza, perché se leggiamo un po' più attentamente, accanto alla dicitura manuale c'è l'espressione di sopravvivenza che getta subito uno sguardo ironico, uno scarto ironico che poi sarà la cifra di tutto il testo. Per cui in realtà, continuando nella lettura, noi ci possiamo rendere conto che più che un manuale, questa è un'autobiografia artistica, oppure potremmo definirlo un piccolo zibaldone, insomma un diario di un uomo di spettacolo che intende raccontare la sua esperienza attraverso la sua professione, attraverso le esperienze, i ruoli che ha interpretato, le maschere che ha indossato. Ed effettivamente troverete nel libro un po' di tutto, tantissimi aneddoti, tantissimi racconti della sua vita professionale, degli incontri che ha fatto, delle magnifiche esperienze che ha condotto grazie anche alla collaborazione con grandi nomi del cinema e dello spettacolo. Basti pensare a Ennio Fantastichini, a Giancarlo Giannini, a Monica Guerritore, a Valeria Colino e sicuramente ne dimenticherò tantissimi. La narrazione non prosegue però in maniera lineare, non troveremo una struttura organica, ma la narrazione fluisce, va avanti per suggestioni, per associazioni di idee, per link, per voli pindarici, proprio perché riproduce in un certo senso il racconto la vita frenetica dell'attore che quindi si trova a cambiare set, a cambiare luogo, a cambiare contesto. Eppure
Nonostante questo, il lettore non si perde, anzi è sempre più coinvolto, è coinvolto nella narrazione in attesa di leggere quello che verrà successivamente. Questo perché in realtà nel testo ci sono dei fili narrativi ben precisi che cuciono e reggono tutto il testo. Uno di questi fili è sicuramente il punto di vista da cui è narrato il libro, che è il punto di vista prescelto da Nini Bruschetta, cioè quello dell'attore non protagonista. D'altronde Nini, ormai dalla sua posizione di attore affermato, con una certa esperienza, ha la possibilità e fa appunto questa scelta coraggiosa di voler analizzare, valorizzare e parlarci di questo difficile ruolo che è quello dell'attore non protagonista. Quello dell'attore che non è prima donna, l'attore che non è osannato, l'attore che a volte non viene facilmente riconosciuto, ma che è spesso un attore di talento e soprattutto è un attore fondamentale nello svolgimento di qualsiasi narrazione filmica o cinematografica. D'altronde, se noi pensiamo per esempio al mondo della letteratura, questo non ci stupisce, perché i personaggi comprimari, deuteragonisti, i personaggi secondari sono personaggi importantissimi, bellissimi. Basti pensare ad esempio al capolavoro manzoniano. Io sfido chiunque, prima ancora di ricordare Renzo e Lucia, noi ricordiamo i personaggi immensi della Monaca di Monza, dell'Innominato, di Don Rodrigo, di Don Abbondio, ma persino del semplice servitore di Don Rodrigo. Tutti personaggi di fondamentale importanza e che restano nella memoria. Però Nini non appartiene al mondo della letteratura. Nini svolge e getta una luce spesso impietosa su quello che è il mondo dell'arte e della televisione, del cinema. E lo fa cercando di far capire come all'interno di questo mondo apparentemente affascinante, intrigante, in realtà la vita dell'attore non protagonista non è per niente facile. Soprattutto non lo è all'interno del mondo vattato delle fiction. Mi piace ricordare, non voglio andare oltre i minuti giusti di un intervento, mi piace ricordare il motivo per cui ci siamo incontrati dal punto di vista professionale. Lui stava realizzando un lavoro straordinario che era l'istruttore di Fala a Pace del Mela. A quel tempo sia tentare di fare quel lavoro sia poi farlo mi è costato parecchio. Mi è costato in termini di rapporti, perché quando tu ti sposti da una situazione a un'altra c'è sempre chi crede che ti stai spostando perché c'è un motivo. No, come dicevo prima, io ho scelto fortemente di fare questo lavoro innanzitutto perché era un testo straordinario, soprattutto perché la storia di Fava appartiene alla nostra storia, parte della storia della Sicilia. E volevo fortemente provare questa esperienza. Devo dire, anche se lui non me lo dirà mai, che sono arrivato lì con un po' di diffidenza, perché ero il più vecchio, ero quello che aveva un po' di esperienza in più insieme a un gruppo di giovani, e quindi che ci andava a fare in un cast di giovani. Ma ho difeso la mia posizione, diciamo che forse il mio merito è stato quello di arrendermi per ultimo, e alla fine sono riuscito a fare, fra l'altro, il ruolo che avrei voluto. Questo senza dirglielo, senza chiederglielo, ma alla fine ho fatto quello che avrei voluto in quello spettacolo. Un testo straordinario che vi consiglio di leggere se ne avete modo, perché racconta veramente in maniera molto particolare quella che è la storia della Sicilia, anche quella meno bella, ma dobbiamo conoscerla. E quel lavoro mi ha anche fatto un altro regalo. Lui mi ha chiesto, so che sono cose che lui sicuramente non può ricordare, mi ha chiesto di scrivere un testo, di parlare di mafia senza citare mai la parola mafia. Quel testo io poi l'ho scritto, una volta gliel'ho anche fatto ascoltare, ma lui sicuramente neanche se lo ricorda. Quel testo dopo 6 anni, 7 anni è diventata una delle scene più belle di un film che ho avuto il piacere di fare con Ivan qualche anno dopo, perché nel farlo provare ai ragazzi il regista del film si è
innamorato di questo pezzo ed è diventato uno dei pezzi principali di una scena che si svolgeva a Portella della Ginestra. Poi un giorno te lo farò vedere. E sempre per la famosa parte di Paolo della Luce. Chiudo sempre giocando su quella che è tutte le parti belle che ci sono nel testo. C'è un riferimento a Shakespeare, che è una delle prime cose che io faccio studiare ai miei allievi, a pagina 167, l'ho letto fino a pagina 167, questa è le prove, dove parla non mi sono arreso, sono arrivato fino alla realtà, ho letto le prime due, dove lui parla di Shakespeare, l'Amleto, l'atto terzo, la scena seconda, e lì veramente c'è quella che io definisco la lezione per antonomasia del teatro, ed è sempre la prima lezione che io faccio fare ai ragazzi del laboratorio teatrale. Sul mondo del teatro, io sono grato a Nini per un motivo. Dicevo prima, il mio non essere professionista mi porta a volte a rinunciare a tante occasioni belle e importanti. Io ho rinunciato a un bel provino, che era quello dell'Amleto, perché sarebbe stato il primo lavoro fatto nel mio teatro. Consentitemi di dire il mio, ma è nel nostro teatro. In quel teatro dove mi piange il cuore a volte andare a ritrovarmi assieme ad altre 47 persone a vedere l'Enrico IV di Branciaroli, perché credo che sia un'offesa per noi, un'offesa per voi. Noi abbiamo una struttura straordinaria, ce ne abbiamo tante, ce ne abbiamo anche Milazzo, io ho l'onore di essere il direttore artistico della stagione teatrale di Milazzo. Però vedete, noi ci teniamo la vita, ci ammazziamo, cerchiamo di fare di tutto per portare cultura, per dare la possibilità di fruire di quanto di bello c'è nel mondo, nel panorama culturale italiano. E a volte ci scontriamo con un teatro vuoto. Immaginate un teatro di 1000 posti con la metà delle persone che ci sono in questa sala in questo momento. E questo è un delitto. Io vi invito ad andare a teatro, fra l'altro probabilmente vi spaventa di costi, ma vi garantisco che sono esattamente la metà di quello che voi immaginate. E vedere i teatri vuoti è quanto di più doloroso ci possa essere. Dicevo, ringrazio Ninni per questo provino non fatto, perché io non l'ho fatto perché sapevo che non avrei potuto seguire quella tournée, ma da lì ho avuto il piacere di vedere sul palco per la prima volta un attore di Barcellona. E ti ringrazio di questo, perché sarà per me sempre un ricordo importante. Ricordare uno dei primi lavori fatti a Mandarici con un attore di Barcellona, che è il mio amico Ivan, che ringrazio fra l'altro per aver avuto il coraggio stasera di farmi venire qui, nonostante insomma fossi la persona meno adatta. Chiudo con un pensiero. Innanzitutto, giusto per generare in voi la curiosità, sappiate che mi farò un tatuaggio, e con quello che c'è scritto al centro di pagina 140, per cui chi non si mette il libro, tiene, va e se lo prende. E mi tatuerò la frase che c'è esattamente al centro, adesso potete cercare pagina 140. E ho in fronte, o devo valutare dove, vuoi sapere qua, al centro, la frase che c'è esattamente al centro. La leggo? Sì. Vabbè, la leggo a questo punto, visto che... per farvi stare tranquilli. Innanzitutto, al vertice del teatro si trovano sempre persone che non conoscono il teatro, cioè persone che non lo hanno mai praticato. Questa purtroppo è una profonda verità, continua ad essere così, e ci ritroviamo a volte con responsabili, presidenti, direttori artistici, assessori e quant'altro che non sono mai entrati in un teatro. Chiudo, e veramente questa volta, con una delle frasi per me più belle che ho letto all'interno del tuo libro: non è facile fare teatro, ma per fortuna la voglia non ti passa mai. Grazie mille. Chiaramente ringrazio Ivan che ha fatto partire questa iniziativa, ringrazio tutti i relatori che hanno detto le cose bellissime, e ora lo butto sullo scherzo, perché altrimenti voi non vi compate il libro e lo avremmo detto soprattutto qua, giusto? Allora, no, però grazie veramente, grazie, voglio ringrazio la città, grazie a Barcellona, questo è importante. Allora,
una cosa, perché siccome loro hanno fatto riferimento a questa cosa qua, secondo me queste due paginette, a parte che ci sono anche delle cose serie che hanno detto loro, mi fanno capire un po' qual è il tono del libro, nel senso che quello che io cerco di fare è che con piacere vedo tra i lettori che funziona, sta funzionando, è di rendere leggero questo racconto, anche perché faccio un inciso, 6 anni fa io pubblicai un libro sul mestiere dell'attore, che si chiama proprio sul mestiere dell'attore, che addirittura mi mangia appena questi, dice no, troppo difficile, perché è un libro di metafisica. Quindi volevo, diciamo, regalare ai miei lettori un'altra faccia mia, perché comunque io sono uno che si diverte molto, poi mi sono appassionato di quella materia lì, e allora ho scritto un libro sulla ritualità, pensa. Invece qua l'ho buttata più sullo scherzo, cioè non toglie che poi ogni tanto vado a cercare di dire qualcosa di serio, però il tono è questo. Il racconto, come diceva prima Giuseppina, voi questa prima Giuseppina, mi piace, che ci troviamo appunto a casa di Franco Battiato, e io racconto che insomma, una persona con cui ho un certo tipo di rapporto da tanti anni, e racconto la prima volta che l'ho visto. Il primo incontro a casa sua, c'era una tavola quadrata, la mamma e la zia, lui e Mario Martone, di cui io ero l'aiuto regista. Forse le vetrate cattedrali che ho in mente sullo sfondo non c'erano, perché il ricordo si confonde con quello di una sua strofa, i vetri cattedrali del gazebo, vi ricordate? Ma quello che è storia sono i gamberetti fatti dalla zia. E la mamma che ci parla del fratello di Franco che fa l'avvocato, con quell'orgoglio tipico di una mamma siciliana, che se fai l'artista e sei uno dei più grandi musicisti del mondo come Franco, va bene, ma se fai l'avvocato, ti sposi e fai figli, è tutta un'altra cosa. Il secondo risale a pochi anni fa, quando gli ho portato una pignolata sempre nella sua casa di Milo sotto l'Etna. Mi sono perso nella nebbia, poi ho riconosciuto il cancello, lui stava studiando al pianoforte. Ci siamo seduti a prendere un caffè in salotto con qualche pezzettino di pignolata, piccole cose, sapori, odori che ci tengono uniti e che ci fanno dimenticare tutto ciò che la Sicilia non è, o forse non riesce ad essere. Ma questo è un altro discorso. A proposito di mamme, la mia non si è mai rassegnata. Per lei dovevo fare l'avvocato. Ero portato perché so parlare bene. Poi mio padre è avvocato, io sono figlio unico e lo studio chi lo lascia. Ma soprattutto mi dovevo laureare. Ogni volta che vengo invitato all'università per incontrare gli studenti o per tenere una lezione, la chiamo dalla cattedra per ricordarle che suo figlio, quando entra all'università, si siede al posto più importante. Lei sorride, dice di essere contenta, ma non gliene frega niente. Lei voleva il pezzo di carta. Ogni tanto mi dice anche che sono bravo e aggiunge subito che non sa da chi ne ho preso. Perché nella nostra famiglia erano tutti medici avvocati, giusto così per non farmelo pesare, però devo ammettere che dopo 30 anni che faccio questo lavoro qualche soddisfazione me l'ha data, anche se sono più delle volte che mi rimette con i piedi per terra. Non lo fa apposta, ma ridimensiona anche solo con un'espressione tutto quello che faccio. E io, se devo essere sincero, sono contento perché mi aiuta a non prendermi sul serio e mi ricorda che è una grande mamma, una che vede il suo figlio dal giusto punto di vista, cioè sempre come un bambino indifeso. Uno che non capisce un cazzo, insomma. Un saluto dal Mar Dop, che è significa top. Denominazione di origine protetta e non controllata, perché a noi non controlla nulla.